Eccoci qui. Ciao a tutti, bentrovati. Ciao Viola, ciao Graziano. Ciao Rosy. Ciao a tutti gli amici che ci stanno guardando e ai quali dichiariamo subito che non siamo, ahi noi, in diretta. Lo diciamo soprattutto per tutti quelli che ieri hanno seguito invece la diretta su Instagram, che ha avuto un piccolo problema tecnico per cui non è stata salvata, non è stata immortalata. Allora ci ritroviamo qui oggi per rifare questa chiacchierata nuova e diversa con Viola e Graziano, che ringrazio fortemente e doppiamente per essere qui anche stamattina, ma decisamente valeva la pena anche perché ieri sono emerse veramente delle riflessioni, degli spunti bellissimi che Non diversamente. si ripresenteranno mai più, oggi non si Esatto. ripresenteranno mai più. Ma che oggi ci apriranno sicuramente a degli spiragli nuovi. Come sapete, questo è il primo appuntamento, il primo di questo ciclo di appuntamenti settimanali che faremo dal nome I Fiori nell'Erebo, questo progetto che è nato dalla mia raccolta di poesie e che nasce proprio aprendosi a questi fiori, che sono tutti gli artisti coinvolti in questa carrellata, per realizzare una loro creazione a partire da un componimento della raccolta. Abbiamo inaugurato questa carrellata proprio la scorsa domenica con il contributo di Viola e Graziano per l'appunto, che vi invitiamo ad ascoltare e guardare sul canale YouTube, alla playlist I Fiori nell'Erebo. Il canale è sempre Rosy Shoshanna Bonfiglio. Oggi inauguriamo quindi con questa bella chiacchierata in cui cercheremo un po' di riflettere insieme e di mettere in circolo, come diciamo sempre, delle domande, non tanto delle risposte, ma più delle proposte su che cosa poi significhi in fondo creare, creazione, creatività e su quali sono tutte le opportunità che offre non solo nei contesti artistici, ma anche al di fuori nella vita di tutti i giorni. Quindi, benvenuti, Viola e Graziano. Ciao, ben ritrovata. Ben ritrovati. Qui poi non ci vedevamo da troppo tempo, quindi abbiamo recuperato se non altro con queste due giornate il tempo perduto. Sì, a questo punto spero che non riprenda nemmeno oggi, così ci vediamo domani anche, e poi ancora dopodomani. Diventerà così un atto unico reiterato tra di noi. Esatto, Un atto unico ogni giorno reiterato, sì, porci queste questi giorni a domande. porci questa e trovare qualcosa di nuovo tutti i giorni, perché poi questa è la creatività. Ma infatti ieri ne parleremo comunque più avanti, ma ieri abbiamo parlato tantissimo del limite, di come utilizzarlo. Direi che noi E creativamente ci qua ne abbiamo troviamo oggi a utilizzarlo. capito, dobbiamo essere anche all'altezza adesso per chi ci segue. Esatto. Due parole quindi anche oggi per introdurvi brevemente. Due grandissimi attori, registi, creatori, autori, quindi Viola che debutta in teatro prestissimo, giovanissima, all'età di 16 anni e inizia questa lunga e strepitosa carriera con firme del teatro nazionale e internazionale di grandissimo prestigio, consacrata alle scene da Carlo Cecchi, ti sei in qualche maniera alternata tra scene francesi e scene italiane, diplomata al Conservatoire di Parigi, e fra i nomi, diciamo, di più grande rilievo che vanti nel tuo percorso, Carlo Cecchi già citato, e ancora Tietzi, Muriel Mayet, Paolo Magelli, Daniele Salvo, ripetute partecipazioni quindi anche al Teatro Greco di Siracusa, e Gabriele Lavia che ha consacrato questo nostro incontro insieme con i pilastri della società, e ancora Tietzi, e ancora tante partecipazioni anche televisive, e quindi con fiction come Distretto di Polizia, come L'Allieva, come Un Passo dal Cielo, e soprattutto una carriera molto intensa nel mondo degli audiolibri, che ti ha resa una voce ormai nota e amatissima dal piccolo e grande pubblico, quindi un lavoro intenso proprio sull'universo vocale che stai portando avanti, sia in maniera, diciamo, individuale, personale e anche per certi versi insieme al qui presente Graziano Piazza, con cui hai anche realizzato dei lavori in questi ultimi anni insieme, dal taglio anche più fortemente sperimentale.
sono quelli che state tanto portando avanti in questi ultimi anni, con anche dei premi, tra cui il premio Adelaide Ristori, ricordiamo, per lo spettacolo Intervista di Theo Van Gogh, con la regia sempre del più presente Graziano. Quindi in qualche maniera una carriera di grandi successi, una carriera variegata e in cui in qualche maniera hai trovato anche la tua quota più personale all'interno di un percorso che inizialmente era magari più tradizionale, ma si è aperto quindi ad uno spazio che è quello che più ti racconta e ti rappresenta e che ti vede quindi spesso collaborare con Graziano, che pure vanta, dobbiamo dire, davvero un percorso e un curriculum quasi che crea quasi soggezione, mi sento di dire. Perché capisco, ma sono anche anni in più, anni diversi, insomma, si lavora in maniera differente. No, scherzo, no. Sicuramente, no. Insomma, c'è una carriera che è costellata di, anche in questo caso, di nomi e di partecipazioni, insomma, spettacoli di grandissimo spessore, quindi ne cito alcuni: Luca Ronconi, Peter Stein, Benno Presson, Anatoly Vassiliev e anche in questo caso qui Chiezzi, Lavia, Calenda, Sepe, Glauco Mauri, Massimo Castri, Mario Missiroli, anche per te Muriel Maiet, lo scorso anno eravate insieme nel cast delle Troiane a Siracusa, con la bellissima Elena che ti affianca, quindi insomma una carriera incredibile anche per te, con partecipazioni nel piccolo schermo. Ti abbiamo visto ultimamente nel Commissario Montalbano e non solo, e poi anche le attività quindi di regista, come dicevamo poco fa, di tantissimi lavori, soprattutto di drammaturgia contemporanea, e delle attività anche di docenza in alcune delle scuole più importanti di teatro in Italia. Quindi diciamo che non ci siamo fatti mancare nulla, che apriamo proprio con due fiori di grandissimo rilievo, e quindi anche in questo caso avete poi realizzato infatti il contributo, diciamo, insieme. Di questo parliamo fra un attimo. Mi piacerebbe, se vi va, raccontare a chi ci sta ascoltando qualcosa di più di Viole Graziano, quindi non, anche fuori dal contesto teatro, dal contesto arte. Avete scelto questi due fiori bellissimi a rappresentarvi, che sono la rosa bianca e il fiore di palma Cicas. Vi va di raccontarci che cosa ci sia dentro questi fiori di voi? Sì, molto volentieri. Allora, io posso dire, e intanto mi fa piacere oggi raccontare una piccola, perché hai chiesto qualcosa di fuori, allora così un piccolo aneddoto che tu sai che ci riguarda. Noi abbiamo una conoscenza antica, ci siamo sposati 2 anni fa, ma siamo insieme dal 2009, però abbiamo una conoscenza antica, ci siamo incontrati nell'89, dove ero una bambina di 10 anni e lui un ragazzo, giovane attore di 25, che lavorava in uno spettacolo dove c'era mio papà. E quindi era scoccato l'amore per me, la prima proprio esperienza del sentimento amoroso fortissimo e dilaniante, perché è impossibile, in quanto la differenza di età in quel tempo era troppo grande, per cui mi dicevo: come faccio a incantarlo come lui ha incantato me, avendo io 10 anni e lui 25. Però qualcosa già si proiettava in avanti, dicendo: beh, ma è solo un tempo che in questo momento non coincide, ma 20-35 sarà meglio, 30-45 l'età e il tempo saranno più consoni, e così ci siamo ritrovati. E questa piccola digressione, perché comunque insomma contiene qualcosa anche di magico e quindi in qualche modo di artistico, se vogliamo, tenevo a così metterla in gioco, perché poi anche da lì forse c'è qualcosa che riguarda questi fiori che si sviluppano e che oggi si incontrano in uno stesso giardino, che poi è il nostro, questa è la nostra casa e siamo nel nostro giardino terrazzo, ma per noi è come un giardino pieno di vita, di cui ci stiamo occupando da quando siamo qui, e che anche questo periodo di difficoltà e di chiusura in realtà per noi è stato un periodo di grande fermento, proprio per stimolare e riempire ancora più di vita questo giardino, per arrivare allora, adesso poi lascio la parola a Graziano, ma al fiore
che lui ha scelto e di cui sono felice, perché è quello che gli ho regalato quest'anno per il suo compleanno, ovvero una palmo cicas, una palma, ma essendo per lui è un palmo ovviamente, che è qui, ve la facciamo vedere. Guardiamola. Aspetta, un po'. Non so. Si vede? Ecco, eccola. Ah, ma vedi, ma è molto alta. Non avevo capito dalla foto che fosse così alta. Sì, alta, alta. E invece questa qua è la rosa, ma poi ne parliamo dopo della rosa. Sì, io mi ritrovo nella Cicas. E per cui ho... Perché io ero Cica, adesso è Cicas. Perché ha qualche cosa che ha a che vedere mi sento che ha qualche cosa che ha a che vedere con me, ed è comunque importante identificarsi anche da un punto di vista fisico. Lo so che non sembra una Cicas, però forse il fatto che i suoi steli, diciamo, si allunghino, no? E tendano ad aprirsi, ecco, mi ricorda veramente il mio braccio che è lungo, i miei arti che sono comunque in qualche modo lunghi e che tendono a trovare lo spazio più aperto possibile verso il sole, ed è una dimensione, un gesto, come dire, interno in cui mi riconosco molto. Ha questo aspetto che può sembrare con un verde particolarmente intenso, che è un colore che io adoro e che amo, che contiene in sé anche la contrapposizione, cioè il fatto che il verde contenga il rosso, per esempio, mi piace tanto, e quindi non contenga, sia il correlativo, insomma, sai, i pittori quando mettono un verde, poi per dargli un maggiore contrasto devono mettere un filino di rosso, per cui in questo senso qua lo esalta il rosso. E quindi mi ritrovo nel fatto che in qualche modo le sue foglie siano appuntite, che siano dei fili. Io lavoro, ed è una delle cose di cui mi occupo, sono anche le mie sculture che io faccio in fil di ferro, per cui per me i fili hanno a che vedere con qualcosa anche questa è una cosa che mi appartiene, un modo per disegnare ciò che non si vede, per cui è un'idea, ti faccio vedere soltanto per farti vedere, lì c'è, vedi, un mio, ecco, quello è un altro fiore mio praticamente, cioè, non so se lo vedi, è un cobra, non so se si vedeva, e questo fa parte di un mondo in cui ci si riconosce, ma è anche un modo, sia per le piante che per le cose che uno fa creativamente, diciamo, in cui sì, ti riconosci, ti guardi, ma ti permettono di conoscerti e quindi di svelare qualche cosa in più di te. Ecco, la Cicas mi ha fatto vedere quanto ha voglia di aprirsi, vivere, e in così poco tempo è stata velocissima e ha preso spazio e senti proprio Abbiamo godere. Abbiamo appena avuto una fioritura. È stata incredibile, velocissima, la potenza con la quale, la vitalità, e quindi da questi steli che erano dritti così nel centro, piccolini, poi si sono cresciuti fino ad aprirsi a fare queste foglie che erano morbidissime all'inizio e che pian pianino adesso si stanno indurendo e rafforzando. Vedi, c'è anche una trasformazione, vedi? Di consistenza. Sì, molto forte. Infatti, e poi di lui ha anche questa, veramente questa apertura a 360 gradi, tutta totalmente disponibile a braccia aperte, non senza durezza, se non ti avvicini bene o tenendo conto di dove ci si può avvicinare e di dove no. Bene, quindi da monitorare, stare un po' attenti, perché se non la si prende dalla parte giusta può anche un po'... Sì. Però anche ti dà ombra, ti dà sicurezza e il suo tronco è stabile, per cui, ed è anche molto carezzevole, ti accarezza, si muove con il vento, veramente esprime un colore vivido e... No, vivido. Vivido.
Ma è resistente, molto resistente, ha bisogno di un po' d'acqua, ma non così eccessivamente, contiene molta acqua nel suo tronco, e quindi la scioglie piano piano, per cui non bisogna troppo bagnare troppo le radici. Ecco. Bisogna lasciarla un po' leggera, non può essere troppo pesante, capito? Per cui bisogna alleggerirla un po', no? Sennò si Quante metafore dico dietro questa descrizione della palma cicas. Sì. Ma guarda, è pazzesco comunque come a un certo punto arrivino. Io prima di regalargliela gliel'ho anche chiesto se voleva, se gli sarebbe piaciuto, perché poi tu hai un'intuizione rispetto a qualcuno in un determinato momento e non è detto che sia definitivo. Però lui ha subito detto che sì, si riconosceva molto in questa... Poi fa anche un fiore bellissimo che speriamo di vedere. Ce lo fareste vedere, magari ce lo mostrerete più avanti, anche se dovesse accadere qualcosa in estate, teneteci aggiornati. Sicuramente. E allora questa bella rosa bianca, a questo punto che chiederei a Graziano, visto che Viola si è tanto espressa, poi chiediamo anche a lei naturalmente, non sia mai... ci sia qualcosa. La rosa è bella in sé, come dicevamo e come tutti sappiamo, è del perché non se ne cale, cioè per cui in qualche modo è in sé che ha la sua condizione. Io ritrovo molto di questo fiore in Viola, perché ha in sé un'eleganza, ha in sé un ordine, una apertura, ha in sé un impatto, se vogliamo, anche abbastanza veloce di bellezza che puoi vedere nella rosa, però nello stesso tempo è un fiore che ti avvolge perché emana profumo, è un fiore che ti dà una peculiarità che può essere solo quella, non c'è il fiore, il profumo della rosa è qualcosa che ti inebria e quindi rimane inserito in una memoria che diventa una memoria attiva di noi, per cui è qualcosa che ti rimane. Poi questo fiore in particolare che abbiamo qua nella nostra terrazza è un fiore che ha una sua storia, perché ci piace costruire le storie anche delle cose, chiaramente, anzi ne teniamo particolarmente conto. E qua faccio un piccolo inciso. Anni fa ero a Trento a fare uno spettacolo in cui facevo un extracomunitario arabo che vende rose nei locali, di un autore, Schneider, eccetera. Ma per quella, la cosa importante era questa. Ho incontrato un professore universitario, Roberto Toni si chiamava, Togni, scusa, che era un insegnante di museologia all'Università di Trento. E è venuto a vedere lo spettacolo, siamo andati a casa, poi insieme ad altre persone, e ci ha fatto vedere la sua casa. Bene, la sua casa dice: adesso vi presento il mio museo. Per cui tutte le stanze c'erano sopra scritto che cosa si poteva vedere. E per cui c'era, per esempio, la prima stanza, aprivi e c'era il museo di Napoleone. Entravi dentro e c'era un letto a castello di ferro normale, per cui in cui aveva messo un certo modo la coperta, come se fosse appena sceso qualcuno dal letto, e l'aveva composta, e gli avevo detto: scusa, ma che c'entra con Napoleone? Questo non c'entra niente con Napoleone. E lui fa: Napoleone ha dormito in tutti i letti. Poi c'erano pezzi vari di terreni tratti dai più grandi continenti del mondo, per cui pezzo di terra dell'Africa, pezzo di terra dell'Asia, ed erano dei pezzi di terra normali, anche quelli, assolutamente normali, c'erano dei pezzi di terra messi dentro delle teche. Ma scusa, che c'entra quella rosa? E lui creava la storia di ciascuna cosa. Ciascuna cosa aveva in sé il valore del museo, perché il museo è vivente nel momento in cui tu gli dai la storia del perché è lì. Hai capito perché c'è? Sì. La nostra rosa, che era una di quelle rose con sotto il cosettino di plastica con l'acqua, poverina, quelle rose un po' che ti regalano un po' così, però insomma, carina in sé, però aveva, sai, quel cosettino di plastica,
Noi l'abbiamo presa, l'abbiamo l'abbiamo invasata e pian piano, senza nemmeno creare troppe aspettative, invece quest'anno ha avuto una fioritura talmente incredibile che per una rosettina così piccola abbia fatto 15-20 rose che costantemente si sfioriscono e poi si rifioriscono. Per cui io vedo in questa evoluzione anche di continua fioritura e poi dei momenti che possono essere alternati molto di quello che riguarda Viola. Però adesso ti dirà lei ancora di più. Ma guarda, sì, questo è effettivamente un aspetto... Guarda, è stata una scoperta per me. Ti ringrazio per averci dato l'occasione di trovare un fiore che in questo momento ci potesse rappresentare all'interno del tuo giardino. Perché io, per esempio, sono stata più combattuta di Graziano nella scelta, da buona bilancia, e in questo ci riconosciamo, le nostre scelte, no? Perché, per esempio, qui accanto ho anche una bougainville che amo moltissimo come fiore, eccolo qua, e che ha qualcosa che mi ricorda la Tunisia, dove sono cresciuta, ha qualcosa di solare, di molto accogliente, qualcosa che guardi in generale, che a me fa sorridere, mi mette di buon umore, mi fa, insomma, mi dispone al meglio. Poi però, anche confrontandomi con Graziano, ho capito che questo era un primo aspetto dell'impatto di base, no? Di voler comunque sorridere e dispormi nell'accoglienza di me nel rapporto col mondo, che però ho ritrovato poi anche nella simbologia della bougainville, qualcosa che infatti solitamente si mette all'ingresso di una casa. Però poi la casa è un'altra cosa, e in questo devo dire che sì, effettivamente la rosa ha anche questa cosa della grande capacità di fiorire, sfiorire, rifiorire, che è qualcosa per me che effettivamente appartiene a me e anche a quello che è la mia possibilità di processo artistico, quindi che non è qualcosa che è quello, ma è qualcosa che si sviluppa e ha bisogno di sfiorire per potersi sviluppare nuovamente, fare un passo avanti, ma anche qualcosa che tu guardi una per una. La rosa la guardi, non guardi la pianta, guardi la rosa che in quel momento ha maggiore attrazione, o comunque ne puoi guardare anche tre o quattro insieme se stanno sbocciando e si stanno sviluppando, ma una per una, perché non è tanto il disegno d'insieme, ma è la specificità. È qualcosa anche che amo moltissimo, è proprio vederla nel suo nella sua eclosione, si dice? Eclosione, no, in francese. Nella sua apertura, nella sua... Come? Eclosione. Certe volte pensa di parlare... Benissimo. Sì, eclosione. Dai, eclosione era bello. Vabbè, insomma, comunque nel suo movimento di apertura e fino alla maggiore espressione di sé, dove ogni passaggio di questa fioritura è ricco ed è assoluto ed è perfetto in sé, non è che aspetti che sia compiuto. E questa cosa qua mi dà molto. Però tanto ricordo tanto. Che ha le spine. Sì, anche certo. Qui, anche qui, come la palma, anche nella rosa bisogna stare un po' attenti. Sì. Saperla maneggiare. Sì, bisogna maneggiarla piano. Dobbiamo maneggiarla piano. Vabbè, vuoi tu porti il nome e per cui è tutto. Ne sai detto. Qualcosa. Le bilance, insomma, abbiamo tutti dei fili che si legano tra di noi straordinari. Mamma mia. Bene, quindi insomma abbiamo questa bella rosa, questo bel fiore di palma cicas che pur molto diversi stanno benissimo insieme, quindi lo abbiamo già detto anche nella vita, quindi non solo nel lavoro, ma anche nel lavoro. Anche nel lavoro e avete dato vita a questa fioritura bellissima che abbiamo pubblicato domenica con questo contributo che avete realizzato a partire dal componimento di Un treno che corre duetto. E proprio di questo mi piacerebbe che raccontaste un po' di più a chi ci sta ascoltando, quindi come a partire dalla pagina scritta, da un testo, quindi da una materia, se vogliamo, bidimensionale in qualche modo, come avete creato, come avete dato vita ad un processo creativo per trasformarla anche in questo caso
in qualcos'altro? Io direi che oggi cominci, puoi cominciare. Allora, sì, comincio io. Dunque, intanto noi ti ringraziamo per la bellissima poesia che hai scritto all'interno del tuo libro, altrettanto bello e ricco anche lì di fiori e fioriture che ti riguardano, e per averci in qualche modo appunto dedicato questo duetto e dandoci la massima libertà di creazione attraverso su questa poesia. Ci siamo fatti tante domande, ci siamo chiesti, perché chiaramente la prima lettura ci ha subito molto colpito, ci siamo anche riconosciuti dentro alle tue parole poetiche. La poesia immediatamente crea immagini, allora ci siamo chiesti se poter procedere per immagini e mettere poi il suono delle parole all'interno di immagini. Dopodiché abbiamo pensato che invece no, il rapporto con le immagini suscitate dalla parola e dalla parola poetica è, per ciascuno è meglio che sia libero. E quindi abbiamo deciso di andare più su una questione soltanto delle parole duettanti, danzanti, che dal duetto arrivano quasi a un unisono possibile, anche se quello stesso unisono contiene i due che fanno uno, non diventa un suono solo, sono comunque due anche nell'unisono. Per cui ecco, abbiamo scartate le prime immagini che ci venivano, comunque mantenendole per noi, ma non in forma visiva, anche perché io mi sono accorta, grazie a questo periodo di quarantena e quindi di lavori che abbiamo fatto per il video o con la parola o con l'immagine, che l'immagine prevale sulla parola. E quindi se avessimo messo delle immagini, quelle immagini avrebbero già condizionato intanto il senso della parola e sarebbero arrivate prima. Per cui abbiamo pensato che invece no, le immagini potevano essere le parole stesse. Poi tu ci hai dato anche un limite, per tornare al tema del limite, che direi a questo punto centrale, di non usare musica, perché l'altra cosa che ci era venuta istintiva, appena abbiamo deciso che allora non sarebbe stato immagini ma parole, allora abbiamo detto beh, magari con la musica. E invece grazie, perché la musica sarebbe stato qualcosa di esterno. Così, avendoci tu detto dai, cercate però di non usare musica, andare solo con la parola, ci siamo trovati a lavorare su una parola che diventava sonora e che poteva avere tutte le note che la potevano arricchire, senza per questo fare troppe lucubrazioni, ma mantenendo anche la parola in quanto significato e significante. E insomma, la cosa pazzesca che mi accade è che mi rimane in testa come una canzone, e quindi ha qualcosa di una sonorità della parola stessa che si è messa in atto ed è riuscita a suscitare una musica, la sua musica, la nostra, però ecco, comunque qualcosa che è nato veramente da noi tre a questo punto. Io posso aggiungere... Scusate, che no, cosa è andata via la luce. Ah, probabilmente perché è cambiata la luminosità. Posso aggiungere? Certo. Ci vediamo? Sì, ci vediamo. Sì. Ci vediamo benissimo. Perfetto. Volevo aggiungere soltanto che il lavoro sulla musicalità e quindi sulla parola che diventa musica ha a che vedere con un ritmo e con un movimento delle parole. Il treno che corre, il treno è qualcosa di particolarmente... sì, è un'evocazione d'immagine, però è un riferimento molto concreto che noi abbiamo nella nostra vita. E anche della velocità con cui tutto ciò passa, che è come se fosse la vita stessa, in un certo senso. E tutte le immagini che nella vita stessa noi riusciamo a... in qualche modo ci arrivano e che continuamente... di cui siamo continuamente investiti quando siamo nel treno che corre, cioè in una vita quasi che non si può fermare fino al suo procedere, e tutto ciò diventa particolarmente concreto. Per cui oggi io vorrei sottolineare qualche cosa che forse anche ieri non ho sottolineato abbastanza e che mi piace mettere in risalto, e cioè
la materia delle parole. La materia delle parole, cioè l'idea che la comunicazione, anche verbale, chiaramente, ha qualcosa di materico anche se non si vede. Le vibrazioni che possono passare, chiaramente in maniera diretta e live, arrivano in maniera più efficace e diretta, ma sicuramente anche con i mezzi di cui disponiamo oggi, riescono ad aggiungere come qualche cosa che non è soltanto un'elaborazione mentale rispetto all'immagine che quella parola suscita, ma è qualcosa di molto concreto, molto molto concreto, e crea concretamente degli stati emotivi. Ricordo che Rossini scriveva le sue opere e sapeva che a una certa successione di note creava uno stato emotivo, per cui ha una condizione di successione di sonorità, risponde a una condizione emotiva che non è soltanto un fatto, appunto, che dalla ragione ci passa al cuore, no, è una roba concreta, molto materica, molto materiale. Ecco, noi all'interno di questo duetto, che come dicevo ieri invece è stato per noi centrale, proprio come sì, se fosse il cuore del componimento che ci hai in qualche modo donato per farlo, per agirlo. Ecco, nell'azione che noi abbiamo trovato che come questa cosa qua potesse rientrare all'interno di un ritmo, di una sistole e diastole tra due che sono uno stesso cuore che batte, in un certo senso. E questa è la condizione che questo cuore che batte aveva delle risonanze nell'altro e quindi permetteva all'altro di procedere. Oh! Ragazzi, è arrivata la campana delle 12. Possiamo dirlo per chi non lo, ovviamente non può saperlo, chi ieri c'era, anche ieri avevamo le campane. Ero molto dispiaciuto del fatto che oggi non avremmo potuto non averle. E invece ci sono, e quindi ridiciamo lo stesso che sembra di essere in un paesino di campagna, ma siamo nel mezzo di Trastevere, come abbiamo detto ieri, sì. A Roma. E però questa cosa qua a noi piace molto. È una festa! Le campagne ormai, ce l'abbiamo proprio qui. Però ecco, questa... Non so se mi senti, devo parlare più forte, dobbiamo aspettare le campane? Credo che aspettiamo ti un attimo. Festa, festa! Cambia, è diverso da qui. È anche diverso. Potresti suonare forse un componimento sulle campane? Un treno che... Vuoi vederle? Volete vederle? Vuoi vederle? Te le posso far vedere? Non so se riesci a vederle, aspetta. L'hai viste? Voi non mi sentite, quindi mi sembra di più. Sì, mi sentite un po'? No. Prima non ti sentivamo con le campane forti, ma adesso ti sentite. Adesso mi sentite, quindi mi sentite bene? Ormai sono traumatizzata dall'incidente di ieri, quindi voglio sempre accertarmi che vediamo, ci sentiamo, ci siamo. Okay. Insomma, quindi finisco il concetto, questo cuore, in un senso proprio concreto, aveva questo ritmo che era anche un ritmo della vita, che era anche un ritmo della metropoli che agiva, un ritmo di queste immagini che corrono, che si mangiano l'un con l'altro, che cercano e chiedono vita alle parole e che dalle parole traggono vita, per cui queste sospensioni che ogni tanto abbiamo trovato insieme, è stata proprio una creazione che abbiamo fatto insieme, un po' creandone una mappatura, come piace dire a Viola, ma un po' anche lasciando che questa cosa qua accadesse in noi. Anche con delle durezze, con tutto quello che può riguardare una vita, no? Un passaggio.
a due, un passaggio dove ci sono momenti in cui ognuno prende una direzione e poi ci si rincontra. La cosa che mi va anche di raccontare a te e a chi ci segue, chi ci ascolta, è che abbiamo anche lì, ci siamo chiesti se da un punto di vista tecnico potevamo fare due registrazioni e poi lavorarle e metterle insieme, e invece abbiamo deciso di no. E quindi è veramente una cosa che abbiamo fatto con le cuffie, con un'unica traccia, per come è venuta, senza prevedere troppo l'incontro e senza voler tecnicamente nemmeno formalizzarlo o, come dire, creare degli incontri più, veramente quello che due voci hanno potuto fare, senza nulla di più, e ci sembrava e ci è sembrato già anche sorprendentemente, non avevamo mai fatto una cosa così puramente vocale. Però nello stesso tempo avevamo nell'orecchio, avevamo nella sensazione nostra, comunque dei riferimenti che si rifacevano alla musica rap, sì. Si rifacevano a un certo tipo di ritmo che qua e là potesse contenere anche delle durezze della parola, sì. Delle asperità sì. che potevano venire fuori anche dal dirla la parola, dal rilanciare la parola all'altro, per cui insomma è stato comunque una elaborazione, certo. Che non è una cosa che è avvenuta così soltanto. Certo. No, certo, anche siamo andati a riascoltare una locomotiva per avere comunque, per metterci in condizione di risonanze e di possibilità di scoperta. È interessante quello che dite, mi fa venire in mente proprio una domanda che è quella che vi avrei fatto fra un istante, cioè proprio che cosa infatti vi ha aiutato in termini di risorse vostre interne, sia di Viola di Graziano persone, sia di Viola di Graziano artisti, che hanno in qualche maniera, quindi qualcosa che abbia costituito proprio uno strumento, un attrezzo del mestiere e non per forza del mestiere, utile per entrare in questo viaggio di esplorazione, quindi delle parole che ci state raccontando. Beh, un attrezzo, però non dire un bel microfono. Quello ci voleva, perché chiaramente è quello che ci ha permesso di lavorare sulla sottigliezza sonora. E delle buone cuffie, mi sembra. Sì, quello dal punto di vista proprio tecnico è importante. Sì. Dall'altra, una naturale compromissione, che fra l'altro tra due congiunti e due persone che, non so se mi sono spiegato, una naturale compromissione che queste parole possano in qualche modo risuonare nell'altro e come possono risuonare nell'altro. Cioè lo strumento poi in realtà è la vita stessa, anche la vita che io e lei facciamo insieme, che alterna momenti di grandissima gioia e a momenti di approfondimento delle cose, di conoscenza di noi stessi e dell'altro, anche in termini non sempre soltanto con il cielo sereno e con bonaccia, ma anche in termini di tempesta molte, molte volte, perché la vita è fatta anche di questo ed è meravigliosa anche di questo, e bisogna imparare a condurre la nave soprattutto quando c'è tempesta, che non quando c'è bonaccia, cioè, perché quando c'è bonaccia va da sé, ti culli, più o meno va avanti, più o meno no, ma sapere che cosa è possibile fare e mantenere la possibilità di in tempo reale trasformarsi e cambiare e mettersi in relazione a quelli che sono gli eventi e non perdere la rotta, ma sapere dov'è la costa e poter procedere verso quello che è il nostro obiettivo comune, beh, questo è dato soprattutto di quando il mare è più grosso. E quindi un atto come quello del tuo componimento ha a che vedere con una partenza che sembra non potersi fermare, se non un attimo soffermarsi a guardare per poter procedere fino alla parola TAM, che è detta insieme. Per cui c'è qualche cosa che noi abbiamo sentito come
una trasposizione in maniera molto sintetica di tutta una vita, di una vita di coppia. E in questo è giustissimo e sono felice che Graziano lo abbia espresso anche così bene. Dall'altra parte vogliamo anche insomma ricordare e ringraziarti ancora, perché comunque poi il nostro lavoro è farci canale e quindi la compromissione è necessaria per poter stare in quelle cose totalmente, in quelle cose che poi sono parole, proprio come cose, come oggetti, come materia concreta che si dispone o che ti apre dei varchi o che ti limita, però comunque compromissione necessaria, ma anche o comunque messa al servizio di quello che poi è farsi canale della parola poetica affinché ciascuno possa ritrovare la propria compromissione, la propria esistenza, ciascuno possa riconoscere qualcosa, e questo può accadere con le forme d'arte, diciamo, elevate, e questo tuo componimento contiene tutto ciò, per cui la vita noi l'abbiamo riconosciuta e ci siamo, come dire, disposti a comprometterci all'interno di questo. Però era già ed è già contenuta nel componimento in sé. E questo abbiamo cercato anche di non forzarlo ad altro, per quello senza ghirigori, senza musiche, senza immagini, senza altre cose, se non la parola che attraverso la nostra compromissione diventa viva, si alza dalla pagina scritta e allora può attraverso il suono giungere dall'altra parte a chi la riceve. Dite una cosa molto bella, entrambi avete in qualche maniera fatto riferimento a questa natura interpretativa proprio dell'attore, nel senso proprio di interporsi. Tu, Viola, parlavi adesso di essere canale in questo senso, Graziano prima parlava di materialità, materia proprio della parola, e quindi in questo caso di come entrarci dentro, ancora una volta attraversandola, quindi puoi essere un po' un passaggio, un canale, un trasmettitore. Chi ci sta ascoltando magari potrebbe, no? Di Graziano. No, un rice trasmettitore, io dico spesso questa parola, nel senso che io credo che questa cosa qua riguardi tutti gli uomini, in particolare. Però insomma l'artista in qualche modo è più in frontiera o più al limite di questa possibilità come vice trasmettitore, ma in realtà tutti gli uomini sono vice trasmettitori, bisogna soltanto cogliere quello che è il segnale che aleggia su questa terra e quindi in qualche modo sentirne l'atto e lasciarsi penetrare da questo segnale e poi donarlo al mondo come trasmettitore. Quindi in questo senso qua sei canale, come diceva Viola, e trovo giustissimo questa immagine. Però ecco, il rice trasmettitore è qualcosa che ci collega al tutto e a cui tutti siamo collegati. Questo può diventare anche un discorso di fede, può diventare un discorso anche di religione, o più o meno mistico, ma in realtà è anche particolarmente concreto. È particolarmente concreto perché se uno pensa, e questa è una cosa che ho scritto in una prefazione di un libro che abbiamo fatto insieme, abbiamo tradotto insieme Misura per Misura anni fa, e l'abbiamo anche fatto al Teatro di Roma, raccontavo di questa macchina che c'è sotto la metropolitana di Napoli, alla Toledo, c'è questa macchina del centro di ricerca spaziale del Gran Sasso, hanno messo lì sotto a 100 metri, 100 metri di profondità, in cui le particelle gravitazionali dal Big Bang, che continuano invisibili a attraversare la Terra, attraversano tutti i corpi, costantemente ci continuano ad attraversare, anche adesso mentre parliamo. E queste particelle sono particelle che in qualche modo vivono della prima espansione a cui il tutto è stato creato. E questo atto, per cui puoi aver fede, puoi non aver fede, puoi pensare a Dio, puoi pensare a Maometto e Buddha, puoi pensare anche a
alla natura. Alla natura, a tutto quello che può essere, ma questo è un fatto. È un fatto. Quindi ciò che è indispensabile, ciò che è indispensabile è invisibile agli occhi e ne siamo costantemente tutti parte. E allora come tale il principio creativo dell'uomo è un principio che riguarda veramente tutti. L'attore o l'artista è colui che riesce a elaborare questi segnali e a rimandarli al mondo in una maniera che forse anche, se vogliamo, più diretta. È qualcosa che impara a trasformare questi segnali e a emanarli, no? Proprio per come diceva Joyce, ma è un proverbio antico, un proverbio armeno, ciò che dai è tuo, ciò che trattieni è perso per sempre. Per cui questa cosa qua è un atto di vita, è una pratica. Forse anche una vocazione, ma anche se poi forse la parola sembra eccessiva, però diciamo che non si può fare altro, credo. Con tutte le difficoltà poi della scelta di vita artistica, benché poi la pratica comunque artistica riguardi, come dice Graziano, qualunque essere umano, uomo o donna, ma poi scegliere di farne la propria vita vuol dire anche non poter fare altro e quindi un dono tanto quanto una condanna, però un costante rimettersi in gioco e mettersi ad acuire la sensibilità e la consapevolezza di questo ricevere, di questo poter donare, in qualche modo poter trasmettere, comunque farsi attraversare, cercando di togliere quello che poi sono anche barriere naturali che si formano, perché la prima volta che ti scotti dici allora non mi voglio bruciare più, e invece non è che l'artista si deve bruciare, per carità, anzi io non penso che sia una pratica che oggi ancor più di altri periodi storici richiede cura e costruzione e grande amore e attenzione, non distruzione come dire, troppo contrasto o contrapposizione. Proprio per il periodo storico che attraversiamo tutti noi e siamo su delle macerie, quindi possiamo costruire, non c'è più niente da distruggere, pur volendo. Però ecco, insomma, comunque facciamo finta, secondo me. Ma ecco, è una pratica veramente quotidiana. Hai presente in Matrix, questa è una citazione che faccio spesso anche ai miei allievi, il segnale di Zion. Esattamente quello, il segnale di Zion in cui la Nabucodonosor riesce a muoversi nei meandri di qualche cosa. Ecco, la rivoluzione vera, diciamo, a cui noi siamo chiamati anche adesso in tempo di dopo pandemia è renderci conto che questo segnale è presente perché c'è qualcosa di più grande di noi che ci contiene, è qualcosa che, in cui tutti quanti siamo stati parte, in cui la nostra onnipotenza e la nostra forza ha visto che non è così come la nostra illusione ci diceva. E allora a questo punto, in questo momento, siamo molto sensibili a poter sentire che siamo vulnerabili. Siamo, e c'è qualcosa di più grande, più forte di noi, che ci contiene e che esprime con i propri atti anche la propria comunicazione, non soltanto noi, ma a tutto ciò che è creato. Impotenza. Io vi ringrazio tantissimo per questo passaggio che avete fatto, che era proprio il punto a cui mi sarebbe piaciuto arrivare, ma direi che abbiate risposto ampiamente. Ed era proprio rispetto a come un attore in qualche maniera, no, è appunto privilegiato, tra virgolette, proprio perché è costitutivo di questa professione, di questo mestiere, essere questo ricetrasmettitore che Graziano diceva. È chiaro che poi questa concezione quindi di interposizione tra qualcos'altro e gli altri è comune, come tu dicevi, come dicevate entrambi, a tutti gli uomini. C'è qualcosa secondo voi che vi sentireste di suggerire come allenamento
ai non addetti ai lavori, quindi a chi non sia un attore, per allenare proprio, per praticare questo senso di intermediazione, in qualche maniera interposizione. Guarda, a me viene in mente una cosa che mi ha indicato e mi fa piacere indicarlo come maestro con cui ho avuto a che fare e che mi ha anche addestrato sotto tanti aspetti di ricerca, di lavoro su me stesso, che si chiama Patrizio Paoletti, che ha una fondazione ed è una persona straordinaria sotto molti aspetti. E diceva, parlava di un esercizio che io ogni tanto consiglio come qualcosa di molto semplice, ma per rendersi conto un po' di se stessi e per lavorare con e vivere con un po' forse più di leggerezza. E cioè che e l'esercizio è semplicemente questo. Ogni volta che ci sentiamo, quanto più tristi e quindi presi dalle emozioni negative oppure da quello che ci sembra impossibile poter continuare, che tutto ci viene addosso, eccetera, eccetera, fate una semplice cosa, e cioè lo chiamava il sorriso beota, e cioè... E nel momento in cui vi sentite, se riuscite già a fare questo, e quindi questo esercizio qua che vi fa anche sorridere e dire ma che cavolo sto facendo, ma com'è possibile che io... E vi prendete anche un po' in giro da questo punto di vista rispetto a questo atto. Se vi ricordate di poterlo fare, perché la difficoltà è quella, che uno non si ricorda di che c'è questa possibilità qua, nel giro di qualche minuto vi rendete conto che il problema e il pensiero relativo a quel problema si riduce, cambia di aspetto e dà modo di avere questo, come dicevamo ieri, devo dire che mi piace ribadirlo, ci piace, credo, perché è anche una cosa che aveva detto Viola, cambiare il punto di vista ci permette di identificarci meno e quindi di cambiare il punto di vista e guardare le cose da un punto possibilmente più elevato, magari, perché così si guarda e si vede meglio, che ci possa far vedere come il problema poi in realtà, che ci sembrava enorme, immenso e tutto il resto, è in realtà molto, molto sottile, molto poca cosa, perché c'è qualcosa di più grande che ci può. Ecco, quindi il sorriso beota. Io in questo aggiungerei al sorriso beota come pratica proprio concreta, proprio per questo cambiare il punto di vista, cioè uscire dalla propria zona di comfort, che è zona di comfort sia che siamo felici con una buona notizia, sia che siamo un po' più tristi o comunque con un mood un po' più basso, vibrazioni un po' più basse per nulla o per qualcosa, ma da cose stupide a cose importanti. Aggiungerei proprio la pratica di cambiare qualcosa di concreto, che ne so, nel modo di vestirsi, mettersi una cosa che non ci si mette da tanto, mettere un rossetto che non si, di solito non si mette, mettersi lo smalto, cioè concretamente cambiare, non lo so, cambiare qualcosa nel nostro, nella nostra, diciamo, organizzazione quotidiana, che trova anche quella una sua zona di comfort, dove crediamo di dire no, ma io in questo momento mi vesto, mi metto, mi pongo, il mio ritmo mattutino è questo, non so, mi alzo subito caffè, oppure mi alzo, mi lavo la faccia e poi caffè, poi ragiono. Cambiare, spostare, mettersi in una condizione un po' più scomoda, perché lì per lì la reazione dell'organismo è e della mente è: ma come ti permetti? Mi cambi le cose? E questo è incredibile, ma lo fa, proprio, ti senti quel fastidio fisico, e su quello invece stare, perché è un'illusione della mente. In realtà, senza dover dare frasi o spiegazioni che riguardano troppo un linguaggio di lavoro su di sé, eccetera, però proprio provare per credere. Concretamente spostare anche una piccolissima cosa, con la consapevolezza di farlo per quel tipo di osservazione di sé, e questo anche fa la differenza rispetto a qualcosa che casualmente cambia, oppure se per colpa di una situazione X cambia, dire bene, questa è la mia occasione,
che cosa posso vedere in questo momento, se mi giunge anche dall'esterno questo cambiamento che mi infastidisce così tanto, amare questo cambiamento che mi infastidisce così tanto, perché sicuramente se mi giunge c'è qualcosa che posso vedere di me. Sì, sì, sono perfettamente d'accordo con quello che ha detto, e tutto ciò risponde alla domanda: perché sono qui ora? Mi sembra una grande domanda questa, e in qualche modo tutto quello che state dicendo, quindi che, cioè, partendo da questo discorso di, no, di essere interpreti, di essere ricetrasmettitore, no, di essere canale, c'è evidentemente una necessità di lavorare su di sé per essere favorevoli, poi un terreno favorevole a questo passaggio che poi costituiamo e che rappresentiamo. Quindi posso in qualche maniera essere canale se mi sintonizzo, quindi anche con i cambiamenti appunto che sono esterni da tutte le parti, dall'alto, dal basso, dall'intorno, e allora devo essere come accordato in tutto me, esatto, esatto, per sentire, no? Per poter rispondere in qualche maniera a queste vibrazioni differenti. Quindi mi sembra un suggerimento molto, molto accettando bravo, quello che c'è, perché non possiamo ribellarci all'evidenza. Siamo poca cosa, in questo senso ci sentiamo appunto attraversando anche la nostra impotenza, come quello che abbiamo appena vissuto in modo veramente enorme, ma è lì che troviamo la nostra forza, con una grandissima frase di... come si chiama? Trova la tua debolezza, di Feldenkrais. Trova la tua vera debolezza e arrenditi ad essa, perché è lì che si trova il seme della genialità o qualcosa del genere, dice. Comunque non si può fare altro che questo, che accettare quello che c'è. E allora in questo senso, anche questo momento così difficile che ci ha proprio spaesato totalmente, spiazzato, non solo noi, poi tutto il mondo, anche questa connessione tutto a un tratto, dove eravamo tutti uguali, tutti nello stesso spaesamento, siamo. Sì, però poi dopo appena si torna alla normalità si dimentica, invece in quel momento eravamo tutti chiusi a casa, noi qui e altri in tutte le parti del mondo. Poi ognuno torna alla propria vita e si illude che no, ma io ho questo, tu hai quello, quell'altro, quell'altro, ma tutto ciò è... Infatti, guarda, è proprio la cosa probabilmente, riflettevo, più difficile di tutto questo periodo e di quello che verrà, riuscire in qualche maniera ad ancorare gli apprendimenti più preziosi del periodo, proprio perché, come tu dici, Viola, poi ritornando anche ad una normalità parziale, ma che comunque sia già diversa da quella precedente, in qualche modo facilmente dimentichiamo. Proprio perché poi l'uomo è un animale abitudinario nel bene e nel male, quindi riprende un'abitudine molto rapidamente, per cui facilmente poi dimentica, muove anche quello che è successo di recente. Quindi anche questa nostra chiacchierata vuole veramente offrire degli spunti, come state facendo, che possano essere preziosi per radicare quello che abbiamo capito magari di utile in un momento particolare, ma che possa essere poi una pratica di vita costante, qualsiasi sì, sia la tempesta in cui ci imbattiamo, per tornare alle tempeste da cui siamo partiti. Sì, guarda, mi fa venire in mente una cosa, che adesso non vorrei prolungarmi e prolungare troppo la nostra conversazione, perché ci sarebbe veramente tantissime cose da dire. Però tempo fa un autore che scriveva tantissimi libri, di cui io ero appassionato, che era Francesco Alberoni, per cui era un saggista, però aveva fatto riferimento a una teoria, che è una teoria a cui lui era, una teoria tedesca, adesso non ricordo più nemmeno esattamente chi, ma aveva elaborato questa parola, questa serie di parole, che è lo stato nascente. Ecco, vivere dello stato nascente è un continuo ricordarsi dell'innamoramento che suscita lo stato nascente, cioè l'atto del guardare con genuinità, verginità e innocenza tutto ciò che può accadere, vuol dire mettersi dalla parte migliore di sé. Ecco, se uno riuscisse a ricordarsi
in ogni momento possibilmente, ma con leggerezza e stupidità, come dice Battiato, dice Franco Battiato. Allora forse la possibilità di che questo tempo ci abbia lasciato qualche cosa che diventa veramente utile a un cambiamento reale di noi, secondo me avrebbe un senso, avrebbe veramente un senso. E forse ancora non l'abbiamo vinto, ma forse è arrivato il momento di rendersi conto di questo. Sì, sì. E io direi che con tutto quello che di anche oggi prezioso e ulteriore avete detto, non vi chiederei nemmeno questa volta un'ulteriore definizione del creare, perché gli spunti che avevate dato ieri e che poi in qualche maniera vedrò di anche ricucire con tutto il vostro discorso di oggi, erano emerse tante parole, era emersa la vitalità di cui avete parlato anche oggi parlando dei fiori, era emersa la leggerezza di cui pure oggi in qualche maniera abbiamo parlato, c'è un discorso che ha a che fare con la consapevolezza di cui pure stiamo tanto parlando, quindi mi sembra che all'interno di questo essere poi creativi ci siano dentro anche questi aspetti di ascolto, di osservazione, di conoscenza di se stessi e di sintonizzazione, come stavamo dicendo, con quello che accade per rispondere creativamente e quindi prontamente a quello che accade dentro e fuori di noi. Sì, forse non abbiamo parlato oggi di una cosa di cui ieri è venuto fuori parecchia roba interessante, del limite, del superamento del limite e di che cosa vuol dire vivere all'interno. Noi siamo vissuti, come diceva prima Viola, all'interno di norme, di condizioni, e invece, e quindi abbiamo visto il nostro limite che era nella nostra casa, però questa casa è diventata anche, ci siamo ancorati, e uso una parola che hai detto tu, Rosy, ai nostri luoghi per farli in qualche modo, li abbiamo sviluppati, abbiamo aperto i nostri limiti, abbiamo portato un po' più in là l'asticella, un po' più su l'asticella, ci siamo permessi di allargare il nostro spazio. E quindi allargare, cioè abbiamo trovato una dimensione non soltanto, come dicevamo ieri, orizzontale, ma abbiamo dato anche una dimensione di radicamento e di fluire verso l'aspirazione, che è qualcosa che il limite ti porta e ti fa vedere comunque la possibilità del suo superamento. Il limite in realtà è una crisi, è crisi in sé, tu me lo insegni, alla concezione, ha in sé la parola, indica uno sviluppo, un superamento. Per cui, un superamento, però, come dicevamo ieri, avevo portato l'esempio dell'equitazione, del salto del cavallo, un superamento che in realtà è già accaduto, cioè non c'è tanto da superare, è un superamento interno, ecco, non esterno. Ieri avevo portato come esempio l'esperienza che ho fatto attraverso sua figlia che faceva equitazione, io l'accompagnavo e lei mi raccontava che imparando a fare i primi salti, dice, sai, io le chiedevo com'era la successione di questi salti e quanto aumentava la difficoltà di far saltare il cavallo, e lei mi diceva, ma non è tanto l'altezza che cambia, perché non è che tu da, che ne so, un metro che fai saltare poi arrivi a 7 metri. Dice, cambia soltanto che il primo ostacolo è una barra dove il cavallo vede che dietro non c'è niente di pericoloso e quindi che può fare un salto tranquillo, poi pian pianino si chiude, per cui prima la barra si allarga, poi sono due barre, poi a un certo punto diventa un muretto, come fosse un muretto, cioè dove non vedi, ma l'altezza è la stessa. E allora questa cosa mi ha molto colpito, io non ho avuto la fortuna di fare equitazione, ma mi ha molto colpito di dire, allora vedi, quando aumenta la prova, tu in realtà sei pronto, è lo stesso identico salto che avevi fatto prima, solo che cos'è che cambia? Su cosa c'è da lavorare? Sulla fiducia, fede, fiducia, del fatto che se sei davanti a quella prova lo puoi, sei già pronto a superarla, è solo che quello che poi va in crisi è la fiducia, perché non hai controllo, perché non vedi, perché non hai garanzia. E ultimamente, proprio in periodo di quarantena, ho letto una cosa sulla fede o fiducia bellissima. La fiducia si mette in atto quando tu non vedi quello che poi ci sarà. Cioè non puoi dire, no, ma
mi fido, ho fede, ho fiducia di quello che conosco. No, quello che conosci, cioè che tu apri l'acqua calda e che brucerà, quella è un'evidenza, è un fatto. Se tu metti la mano e dici, ah beh, vedi, infatti è calda. Ma quella non è una questione di fiducia, quello è un fatto tangibile. La fiducia entra in gioco quando è qualcosa che tu non vedi ancora. Non puoi vedere, non puoi conoscere oggettivamente, altrimenti che fiducia è? E questa cosa qua è veramente importantissimo, secondo me, andare a sviscerarla, perché poi appunto ci si annidano cose interne che, di cui magari non siamo neanche consapevoli, allora poi continui ad agire in un certo modo. Invece andare a scavare, a scovare ogni tanto qualcosa su cui mettere il punto e dire, ok, come faccio ad alimentare questa fiducia? E anche del fatto che in realtà non è che la fiducia c'è, ovvero, no, forse sulla fiducia c'è da lavorare, ma l'istinto vitale è in noi, quello che dicevamo, l'istinto vitale, quindi l'istinto creativo è in noi. Quello che lo può limitare di noi è la mancanza di questa fiducia, di questo... Fiducia che può essere in senso piccolo, in senso grande, anche di essere parte di un tutto che attraverso di noi si manifesta come vitalità e quindi creatività. E questo lo vediamo anche molto con le piante, no? Ogni fiore, ogni pianta tende verso la vita il più possibile, si arrampica, si supera tutta una serie di limiti, perché dici, beh, ma la vitalità nella pianta è istintiva, tanto nella pianta quanto in noi. Quindi magari quello che ogni tanto la mette in crisi è qualcosa che diventa pensiero, che diventa trauma, che quindi magari ci fa mancare fiducia, ci fa mancare visione, però e allora limita, e allora ci limitiamo, mentre i limiti ci sono già dall'esterno. Se lavoriamo con quelli, forse il canale è un po' più libero. Dici una cosa molto vera, è che è una cosa anche molto coaching, devo dire, quella che dici. È una pratica veramente costante ed è uno dei temi che in ambito coaching utilizziamo più costantemente. Questa parola fiducia che tu dici, che è un promemoria probabilmente che dovremmo tenere con noi con costanza, proprio per ricordarci appunto di questa vitalità che custodiamo, di cui siamo casa. Quindi fra i suggerimenti proprio che stiamo in qualche maniera un po' condividendo stamattina, probabilmente può esserci anche questo di ricordare, quindi avere fiducia nella conoscenza e nella consapevolezza che questa vitalità c'è, va semplicemente vista, riconosciuta e quindi poi agita, semplicemente lasciata esprimersi, proprio come un artista fa per mestiere, ma come quindi ognuno di noi, ogni persona può fare creando poi, insomma, nella propria vita il mestiere della vita, sì, agendo quindi questa vitalità. Quindi grazie, grazie, grazie anche oggi per tutti questi bellissimi spunti che ci avete dato. Ma non vi salverete oggi comunque dalla domanda finale, che è importantissima e che noi vogliamo lasciare alle persone che ci stanno ascoltando. Proprio perché anche questo è uno strumento del coaching fondamentale, le domande, non tanto le risposte, ma buone domande proprio per creare e per aprire uno spazio di riflessione. Quindi per portare avanti questo pensiero che abbiamo costruito oggi insieme e rinnovarlo nelle prossime settimane, lasciamo una domanda utile a chiunque da porsi per indagare, per esplorare meglio quindi questo rapporto con la creatività declinata proprio in tutte le accezioni che abbiamo in qualche maniera condiviso stamattina. Beh, io una l'abbiamo già detta, ma no, non per esimerci, poi ne diremo un'altra, ed è quella, la voglio solo ricordare, perché sono qui ora? Sì. E questa è una domanda da ricordarsi e che volevo appunto mettere in risalto per chi è con noi. E poi ce n'è un'altra che presenti tu? Sì. Che appartiene a una carta che noi abbiamo creato come bomboniera del nostro matrimonio 2 anni fa e abbiamo voluto utilizzare questa carta per lasciare questa frase che noi adesso insomma doniamo come domanda, ed è una frase
che ci portiamo dentro da parecchi anni e che veicoliamo quanto più possibile al mondo, perché per noi è, come dire, una pratica di vita ed è anche una domanda, perché se uno ha una domanda vera, la vita ti risponde, chiaramente. Per cui nella legge dell'offerta, della domanda, bisogna fare una domanda vera e profonda, perché la vita possa avere, riuscire a darti una risposta all'interno della tua vita stessa. La cosa incredibile è questa. E allora noi, era come un seme per il tuo giardino? Noi abbiamo fatto questa carta che lascia che la bellezza che ami sia ciò che fai. Pronto, pronto, non ti vediamo più. Ah, eccoci. Ecco. Mi era preso un colpo. Anche a me. quindi questa domanda qua: lascia che la bellezza che ami sia ciò che fai, è in realtà una domanda. Quindi lasci che la bellezza che ami sia ciò che fai. Oppure come lasciare che la bellezza che ami sia ciò che fai. E mi piace molto, l'avevo notato ieri, scusate, che senza dirlo, è questo lascia che, cioè non... Lascia che contiene questo senso di fiducia di cui parlavamo, che la bellezza contiene vita, contiene vitalità, appunto contiene creatività, che ami, l'amore diventa quindi un verbo, un'azione, sia ciò che fai. Ma comunque ogni volta che la si medita, la si pensa, assume risposte o possibilità differenti di azione. È una pratica, per cui come tale si continua a rinnovare come i fiori e tutto quello. È un seme. E come voi che vi rinnovate costantemente, siete sicuramente due modelli di grandissima ispirazione per artisti, attori e non solo, per uomini e donne. Quindi noi vi ringraziamo, io vi ringrazio tantissimo per questa utilità. E noi ringraziamo te, Rosy. Ringraziamo te di questa bellissima iniziativa, progetto e servizio in qualche modo. Sì. Io ci sento anche un forte servizio all'umanità. Brava per la capacità di visione e di messa in atto, oltre che di creazione. E anche di condivisione, perché anche poter condividere la creazione non è sempre così semplice, no? Far sì che qualcun altro faccia di qualcosa di tuo altro, che non sai, che non ti appartiene più, o forse che ti appartiene perché, come dicevamo prima, ciò che dai è tuo. Però hai fatto tutto in un tempo anche molto veloce. E con la creatività che di cui noi stessi stiamo parlando, ma è già presente qui. Grazie, no, ma è quello che dite, proprio questo, la condivisione sicuramente sarà il filo conduttore, lo è già di tutti questi incontri, quindi il giardino è aperto e quindi continua a prendere vita e ad essere vitale attraverso questi spunti, quindi di tutte le persone che entrano a farne parte. Quindi grazie ancora e diamo l'appuntamento. Un saluto a tutti quanti. Grazie a tutti, ci rivedremo domenica con il prossimo contributo che non svegliamo ancora, ma seguite le stories su Instagram e poi il prossimo mercoledì quindi con il nuovo ospite. Grazie ancora, vi ringraziamo. Ci vediamo prestissimo. Grazie. Ciao. Ciao, grazie, ciao. Dobbiamo spegnere. Vado in stop.